Care amiche, c'è un purtroppo che si aggira fra noi. C'è una liberazione che non a tutti gli italiani ci fa più simpatia. E che qualcuno ha pure cercato di mascherare di altre significate, come se fascismo e nazismo fossero state piccoli svagamenti della storia fra un capitolo e l'altro. Ma non ci interessano quelli che vogliono mascherare. Ci interessa invece cosa sia diventato dentro di noi questa parola liberazione. E il purtroppo è che la nostra memoria fa fatica a viaggiare più indietro delle ultime cuoricine di Facebook prima di chiudere gli occhi. E il purtroppo è che il cuore da tempo si singhiozza piccolo piccolo nella paura di restarci secco a ogni nuovo pandemonio promesso dalla televisione e si è dimenticato di tante cose per la strada. E il purtroppo è che le vecchie foto di quella lotta per la liberazione, di donne e uomini con la speranza sulle spalle e la disperazione nei piedi gonfie, si sono scolorite per tanti. Insomma, come diceva quello Shakespeare, c'è un purtroppo in Danimarca e anche in Italia. Cari amici, non basta cantare la canzone per sentirci nella liberazione, anche se ha la dolcezza delle nostre voci e le lacrime senza vergognazione dei vecchi. E perché? Perché c'è il purtroppo. La liberazione non serve a niente se non è un po' acida. Acida come il lievito, che passa di mano in mano, giorno per giorno, secolo per secolo, per fare il pane. Liberazione è cosa che sa di provolazzo nelle nasche, di lacrime, di pane onestamente lievitato. Chiede fatica, fatica di pensare, di ricordare, di parlare, di cadere, di rialzarsi, insomma di fare. E il purtroppo è che ci siamo fatti decrepiti di cuore, stanchi di lingua e di polmone. E magari aspettiamo che questo mistero dell'algoritmo dell'internet peschi per noi qualche pensiero a pagamento per vendercelo come roba fresca. E abbiamo vergogna della fede dei morti o della fiducia dei bambini. La liberazione dal fascismo ha costato una guerra crudele su questa terra, sfregiata dalle carri armate, dalle bombe, dalle fucilazioni, dalle stragi, dalle deportazioni, dalla paura, dall'inganno. Ma il suo pane, nel nuovo mondo che abbiamo creduto di costruire, si è ammosciato presto a mataffo legnoso. Presto, troppo presto, altri trucchi ci hanno tolto il piacere di essere ciò che volevamo essere. Altre bombe hanno paralizzato i cervelli, i corpi dei giovani. Troppi delinquenti imboscati, troppa paura della libertà, che pure a squarciagola abbiamo urlato per la via. Troppi tradimenti. In troppi abbiamo preferito la raccomandazione alle diritte, il pizzino al coraggio, la benedizione dei potenti alla lotta, il trucco alla fatica, la crociera turistica e il Luna Parchio al cammino a piedi in mezzo alle genti. E fra le cemente delle città costruite senza anima, fra le condominie nel deserto della tristezza, dove si perdono anche angeli e scravacchi, o dentro le macchine intrappolate sull'autostrada al rientro dal mare, il nostro cuore si è strizzato come un cannavazzo, aspettando una parola vera dalle televisioni piene di ballerine, di comici tristi, di vespe famelici, aspettando una parola da politici incartati come mummie nel sondaggio o negli affari. Ma la parola vera, quando è vera, è un po' acida, se no è solo corpo di mummia catacombale. E questa parola vera non è che la dobbiamo aspettare, ce la dobbiamo impastare noi ogni giorno. Forse solo a così la prossima liberazione verrà prima delle catastrofe e non ci costerà tanto sangue, tante vite. Forse.